Nelle ultime ore, l'ex volto di Temptation Island Lino Giuliano è intervenuto per fare chiarezza sull'avvistamento con l'ex fidanzata Alessia Pascarella. Nelle ultime ore, l'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island Lino Giuliano ha deciso di intervenire sui social per fare chiarezza sulle segnalazioni trapelate su di lui e sull'ex fidanzata Alessia Pascarella. A suscitare clamore e scalpore, infatti, è stata la presenza di entrambi in Sicilia, più precisamente a Catania, nello stesso weekend. Ma non solo. Anche la presenza di entrambi nello stesso locale domenica sera. Alessia in compagnia di Jenny Guardiano e Tony Renda e Lino in compagnia di alcuni suoi amici. Il ragazzo ha innanzitutto condiviso delle stories in cui si vede prima a cena con degli amici e poi in un locale, intento a divertirsi. E fin qui, non ci sarebbe nulla di male. In seguito, ha ripostato uno scatto di lui insieme a Jenny Guardiano e Tony Renda. Temptation Island, Lino fa chiarezza sulla questione. Dal canto suo, Alessia ha trascorso la serata insieme alla coppia del reality delle Tentazioni, prima in un ristorante di sushi e poi nel locale dove appunto era presente anche l'ex fidanzato. Da qui i dubbi e i sospetti su un loro riavvicinamento e ritorno di fiamma. In molti hanno però insinuato che i due ex fidanzati fossero d'accordo da sempre. Proprio per queste voci, nelle ultime ore, Lino è intervenuto sui social per replicare alle indiscrezioni sul loro conto e fare chiarezza sulla situazione, smentendo quanto trapelato. Tramite le stories di Instagram, ha così dichiarato: "Allora ragazzi, tutti questi messaggi che mi state dicendo che eravamo d'accordo io e Alessia. Allora, Alessia stava con Jenny e Tony. Tony è venuto a salutarmi e giustamente Alessia non poteva stare da sola da qualche altra parte, immagino. Quindi stava con loro. Ma non è che io e Alessia siamo tornati insieme o vi abbiamo preso in giro, ecc. Togliete ste ca, e da mezzo, per favore. Ok? Perché io sono per conto mio con un mio amico, con la mia comitiva, anzi. E lei stava per conto suo. Ok, un bacio."